Valorizzare le strutture termali nei territori dell'Euregio, metterle in rete e guidarle verso il futuro. Questo è il tema al centro del convegno Concetti innovativi nel termalismo, che si è tenuto nei giorni scorsi a Merano, al quale hanno partecipato esperti ed operatori del settore e i 3 assessori provinciali alla salute di Trentino, Alto Adige e Tirolo, Donata Borgonovo Re, Marta Stocker e Bernhard Tilge. Oggi, più che in qualsiasi altro momento della storia, è importante venire incontro alle esigenze basilari umane del sentirsi bene, in relax e in salute. Un obiettivo che il termalismo vuole raggiungere attraverso offerte mirate, sia da un punto di vista terapeutico che turistico. Su questo, esperti ed operatori del settore termale, presenti al convegno, si sono detti d'accordo, evidenziando come le terme si debbano concentrare sempre più su un'offerta integrata che coinvolga l'intero territorio, nella consapevolezza che il termalismo possa rappresentare un fattore di sviluppo importantissimo in chiave turistica, come ci conferma Adelheid Stifter, direttrice delle terme di Merano. Secondo me è da combinare molto bene il turismo col termalismo, perché si sposano molto bene. Secondo me uno dipende dall'altro e dovremmo ancora di più sfruttare le possibilità che abbiamo. Faccio l'esempio: con noi di Terme Merano abbiamo 170 hotel partner, i quali sono collegati direttamente con le terme, i quali sfruttano anche, diciamo, quello che noi offriamo nelle terme. È una situazione win-win sia per loro sia per noi. Per questo motivo, di iniziare con progetti di questo tipo, secondo me, è la carta vincente sia per il turismo, ma anche certamente per il termalismo. Non si tratta soltanto di rispondere alle esigenze di cura e riabilitazione, che rimangono comunque compiti molto importanti, ma anche di rispondere all'esigenza dell'intera popolazione di volersi sentire bene. Si tratta quindi di aprire le porte a residenti e turisti con dei concetti innovativi e percorsi sempre più personalizzati che rispondano alle esigenze più varie, come spiega Iva Berasi, coordinatrice del tavolo delle Terme Trentine. In questo momento, in modo particolare, dove la medicina non è più una medicina che mi cura e basta, ma si passa a una welfare community dove io divento ammalato un partner di cura, e quando sono sano prevengo le malattie dando un contributo naturalmente alla società. Ecco, qui entra in gioco davvero le terme che, oltre a curare, perché ad esempio in Trentino abbiamo 5 terme, ognuna con una specificità di cura, insegniamo attraverso la cura termale anche buoni stili di vita. Dunque, le terme come fattore di benessere per la popolazione e per i turisti che sempre più si rivolgono ai servizi di wellness, che vanno quindi integrati nell'offerta termale, come spiega Arno Venemoser, medico termale a Bad Füssing e presidente dell'Associazione Tedesca Medici Termali. Ci siamo chiesti in che modo integrare il mondo del wellness all'interno dell'offerta termale. I tradizionali centri termali e curativi sono da sempre specializzati nel settore della salute e ora lo stanno diventando anche per il nuovo mercato del benessere. È assolutamente importante tenere conto dei desideri espressi dal consumatore, in particolare per quanto riguarda i trattamenti di prevenzione e la cosiddetta lifestyle medicine, la medicina dello stile di vita. In questo campo le stazioni termali, il settore termale, offrono caratteristiche e presupposti ideali.